Buonasera, bentornati. Ciao Adele. Ciao Marilena, ciao amici, eccoci ritornati dopo i nostri mille mille impegni scolastici. Sì, mi dispiace, vi abbiamo dato buca la scorsa settimana, però non succederà più. Ma ovviamente la scuola ci prende, ci assorbe, ci trascina e quindi non siamo riusciti ad essere con voi la scorsa settimana con questa puntata che, come vedete, no? Volevamo dedicare tutta a Canva e alla sua magia, ai suoi strumenti magici. Quindi benvenuti a una nuova puntata di Chiacchiere tra Prof. E ovviamente, Adele, oggi parleremo. Di quelli che sono i nuovi strumenti di Canva per l'intelligenza artificiale, che adoperano l'intelligenza artificiale. Avrete tutti visto che proprio qualche giorno fa sono stati presentati al pubblico quelli che si chiamano gli strumenti magici, e quindi andiamo un po' a guardare quali sono questi strumenti magici che ci aiutano ancora di più, oltre a quegli strumenti che si basavano sull'intelligenza artificiale che già abbiamo trattato nelle nostre chiacchiere. Sì, perché alcune cose che vedremo oggi già le abbiamo viste nella playlist di Canva, no? Sicuramente adesso migliorate, implementate, ma tante altre cose nuove. Ovviamente tante cose utilissime e necessarie nella didattica, tante cose un pochino più superflue, più di design, no? Sì, estetiche, ma sicuramente che facilitano il nostro lavoro e soprattutto aiutano la creatività dei nostri ragazzi, perché sappiamo che questi strumenti non li utilizziamo solo noi, ma soprattutto i nostri ragazzi per le loro attività creative e per le loro attività scolastiche. Quindi vogliamo subito farvi una carrellata di quali sono gli strumenti magici che sicuramente avete visto e poi vedere alcuni esempi. Adele, cominci te? Comincio io, condivido il mio schermo, eccolo qua. Allora, quando voi vi collegate nella vostra homepage del profilo Edu, ricordiamo del profilo Edu, voi avete a disposizione, a parte bellino che quando si passa il mouse qui ci sono tutti gli Sembra effetti. una bacchetta magica, bidi bibodi bibu. Esatto. Avete qui le stelline che ormai sapete sono diventate un po' l'icona che va ad identificare tutti quelli che sono gli applicativi che utilizzano l'intelligenza artificiale. Cliccando su avete tutte le novità di questi strumenti magici potenziati dall'intelligenza artificiale. Alcuni li abbiamo già trattati, come diceva Marilena, altri sono un po' più nuovi, altri li possiamo adoperare per bene nella nostra didattica, alcuni invece prettamente per l'ambito grafico. Scorriamoli un po'. Allora, qui in alto voi avete una presentazione fatta da Canva molto rapida di quelli che sono gli strumenti magici. La scrittura magica la trovate, come vedete, con la coroncina proprio perché è prevista per quelli che sono i piani a pagamento pro e nell'ambito educational. La scrittura magica l'avete già vista all'interno della nostra playlist di Canva. Diciamo che hanno accorpato tutti questi strumenti sotto un'unica categoria, proprio per venire incontro a quelle che sono le modifiche che noi andiamo a fare. E noi oggi sperimenteremo la scrittura magica e vi faremo vedere come adoperarla in un contesto didattico. C'è poi la conversione magica, anche questa la proveremo, perché il vecchio tasto ridimensiona adesso è un po' cambiato, quindi si trova in un'altra posizione. Sapete che spesso gli applicativi giocano un po' su queste cose, no? Marilena qualche giorno fa ha fatto un video su Google Earth perché sono cambiati tutti i pulsanti, ecco appunto. No, non ci si annoia. Non ci si annoia, bisogna sperimentare e cercare dove ci nascondono le funzionalità. Però una volta scoperte, ovviamente, apriamo un mondo di novità, indescrivibile. Esatto. Poi abbiamo l'animazione magica che abbiamo visto in una nostra puntata proprio sull'animazione specifica che non è cambiata, quindi non la ritoccheremo. E poi ci sono gli effetti magici che riguardano invece effetti di 3D particolari, sempre 3D. con i prompt di testo. E quello lo Gli vedremo. effetti wow, come c'è scritto lì. Esatto. Poi c'è la possibilità di creare un'immagine da testo, quindi cosa molto diffusa, proprio perché adesso Canva ha inglobato anche DALL-E 2 e DALL-E 2 è uno degli applicativi
nati con l'intelligenza artificiale che ci permette di creare immagini proprio da testo. E poi abbiamo funzioni di editing rapido che abbiamo già trattato in precedenza e che non tratteremo adesso, il ritocco magico, l'acquisizione magica, l'espansione magica, quindi che ci ricostruisce l'immagine. E come vedete ci sono proprio tutti questi applicativi di intelligenza artificiale che sono stati integrati in Canva e che ci permettono di fare tutte queste magie. Marilena, ma partiamo dal nostro... dalla nostra scrittura magica, ovviamente, no? Perché rimaniamo in tema, no? Delle umane lettere, e a noi piace scrivere, piace creare qualcosa dal testo, aprire nuovi scenari. Infatti, proprio dal concetto di scrittura creativa, vogliamo partire con questa novità dell'AI. L'intelligenza artificiale deve essere da supporto delle attività del docente e delle attività dei nostri ragazzi, deve essere un prompt creativo, non un sostituto della creatività come molti pensano, ma deve essere appunto un prompt creativo. Quindi attraverso l'intelligenza artificiale nel mondo della scrittura possiamo sollecitare quelle che sono le attività creative di ognuno di noi e dei nostri ragazzi. Infatti qui nel testo inizio io, Adele? Sì, vai. Come vedete l'abbiamo condiviso tra noi, proprio perché questo vi possa essere di spunto per attività da fare in classe. Sì, allora quando aprite un progetto, un documento, un doc all'interno di Canva, vi dà ovviamente questo pulsantino qui che è il più per aggiungere le varie attività, e quindi vi dice le azioni, le tabelle, la lista di controllo, tutto ciò che noi vogliamo inserire, però c'è anche l'aiuto magico, vedete qui aggiungi la magia, e quindi possiamo andare a creare dei prompt per quanto riguarda la scrittura creativa, quindi immaginare di realizzare un testo d'avventura e chiedere alla scrittura magica di Canva un prompt iniziale per poter poi proseguire. Per esempio, per pensare ad un racconto d'avventura, potremmo scrivere un incipit di questo tipo. Crea un incipit di una storia, di un racconto di avventura ambientato in una foresta amazzonica. E quindi adesso vedremo che cosa ci propone l'intelligenza artificiale. Poi da qui andremo a creare delle immagini. Esatto. Si clicca su genera. Ecco qui. E vediamo che ci crea la foresta amazzonica, un luogo misterioso e affascinante, dove la natura è selvaggia, eccetera. Se questo incipit ci va bene, bene, altrimenti... Per esempio, dopo aver letto l'incipit, potremmo avere bisogno di alcune modifiche. Quindi andiamo a selezionare il testo. Cliccando nuovamente su scrittura magica, abbiamo per esempio continua a scrivere, riassumi il testo, rimuovi, più divertente, più formale, aggiungi per esempio un po' di fantasia. A noi ci piace la fantasia, quindi chiediamo di aggiungere un po' di fantasia. Vediamo che cosa crea. Lo riscrive praticamente al di sotto, quindi voi potete anche confrontare quelle che sono le differenze. Sì, e insomma facciamo questa sottolineatura, la scrittura magica per ora è soltanto per i docenti e non per gli alunni, quindi noi potremmo creare l'incipit e questo documento condividerlo con un alunno, in questo caso farò io l'alunna, esatto. Che inserirà all'interno il continuo della storia ed anche le immagini, quindi adesso metto il mio... Il tuo schermo, vai, perché amici, pur condividendolo con Marilena, sono io la creatrice del documento, quindi io sono quella che può utilizzare la scrittura magica, mentre Marilena la vede solamente, non ha ecco, vedete, il tasto più, non ha
proprio la scritta, scrittura magica. Perché sono uno studente in questo momento e vado a leggere cosa mi ha dato la prof Leccia e vado ad aggiungere intanto un'immagine di che cosa avrò bisogno. Avrò bisogno sempre dell'intelligenza artificiale che mi crei un'immagine apposita che possa rispecchiare le caratteristiche della foresta amazzonica in cui è ambientato il mio racconto. Quindi vado sulle applicazioni, il pulsante laterale, e vado a cercare tra le applicazioni alcune applicazioni che sfruttano l'intelligenza artificiale, ovvero da testo ad immagine. Come vedete c'è anche la novità del video, ma per ora nel nostro paese, quindi in Italia, ancora non è attiva, quindi aspettiamo con ansia la trasformazione del mio prompt descrittivo in un video. Quindi andiamo a scrivere, per esempio, foresta amazzonica in un ambiente tropicale, e, diciamo, piena di alberi, foglie, come l'intelligenza artificiale di Adele ha descritto. Quindi scriveremo foresta amazzonica. Dove madre natura governa indisturbata, così c'è scritto. Ambiente tropicale. Dove madre natura governa indisturbata. Vediamo che cosa produrrà. Faccio un'altra piccola specifica. Qui sotto ci sono gli stili, o nessuno stile, oppure stile cinema, acquerello, foto, tipo anime dei fumetti. E posso scegliere le proporzioni, se una quadrata, orizzontale o verticale. A me piacciono gli orizzontali, quindi vado ad inserire la forma orizzontale, do una specifica tipo foto e vado a creare l'immagine. Vediamo che cosa mi crea e la vado ad inserire poi nel testo. Ovviamente ci vorranno dei minuti, insomma anche secondi se la linea è veloce. Ecco qui l'ultima immagine, foresta amazzonica. Vediamo quale ci piace di più, proviamo ad inserire questa. Eccola qui, abbiamo inserito un'immagine che va a descrivere la natura incontrastata della foresta amazzonica. Quindi dopo il primo incipit ci piace questo di fantasia, quello prima per esempio lo possiamo togliere e rimane questo incipit. La storia la facciamo continuare ai ragazzi che inseriranno altro testo, magari possiamo farci utilizzare, se lo facciamo noi insegnanti, possiamo utilizzare nuovamente la scrittura magica e quindi andare ad ampliare il testo e poi far continuare il lavoro magari a staffetta ai ragazzi. Ma una volta finito il lavoro, questo racconto può diventare una presentazione, vero Adele? Esatto, esatto. Se infatti, Marilena, ricambiamo lo schermo. Lo ricambiamo, sì. Vai. Come vedete la modifica applicata da Marilena la vedo anch'io. Nel tasto Converti in alto a destra accanto al Condividi c'è la possibilità di trasformarlo in una presentazione, quindi trasformarlo da un documento a una slide. È una novità di cui avevamo già parlato l'altra volta, ma che è stata migliorata e quindi noi possiamo scegliere adesso delle opzioni in più che ci permettono di andare a creare la presentazione. Una grafica. E quindi noi abbiamo così una presentazione che è totalmente sfruttabile per il bilanciamento testo-immagine all'interno della nostra classe. Ma quindi attraverso il presenta o attraverso il condividi noi possiamo utilizzare questa presentazione. Ma se abbiamo bisogno di fare pubblicità a quello che noi stiamo facendo e quindi abbiamo bisogno di creare un'infografica, c'è quest'altra opzione di effetti magici che è molto carina, che si può adoperare. Quindi andiamo a provare l'effetto magico e ci propone appunto quella che è un'immagine, ma noi in realtà possiamo utilizzare diversi tipi di immagini perché si basa sulle forme. Andiamo però a modificare questa che già c'è, quindi proviamo a scegliere la stella. Presentazione foresta amazzonica. Andiamo quindi a impostare quella che è la nostra immagine in maniera diversa e andiamo a lavorare
sulla forma. Come vedete qui a sinistra ci dice che questa forma può essere modificata, quindi noi possiamo avere una immagine più squadrata, un'immagine invece più morfica e soprattutto la cosa carina è, tornando adesso indietro, la possibilità di descrivere come deve essere l'immagine al centro. Quindi io posso dire immagine a forma di cuore brillante color argento. Vado con l'effetto magico. Sì, si sceglie sopra la tipologia di effetto, no? Ci sono quelle... Sì. Un effetto un po' palloncino. Anzi, forse no, meglio zucca, perché siamo su Halloween, non lo so. Zucca. Vediamo, facciamo una prova. Sì, facciamo la prova zucca di Halloween dorata, vediamo che cosa viene fuori, effetto magico. Sì, ci vuole sempre un pochettino di tempo di elaborazione, però ecco, questo per esempio, questi sono strumenti che possono usare anche gli alunni, a differenza della scrittura magica. Quindi se realizziamo un'attività di scrittura creativa, possiamo utilizzare anche questi effetti magici. Effetti grafici, sì. E sappiamo che spesso noi chiediamo ai nostri studenti di realizzare delle infografiche, quindi magari ci possono venire in soccorso proprio questi effetti un po' particolari che ci genera. Wow, questa è stupenda! Inserisco questa e quindi voi potete in questo modo, da un prompt di testo, andare a creare quella che è un'immagine stessa. Ma avevamo detto che è molto importante la dimensione, il ridimensiona, a cui noi spesso eravamo abituati a trovarlo più o meno in questa zona, ossia noi dovevamo magari creare un post per Instagram, formato Instagram, poi decidevamo di cambiare idea e quello doveva diventare una miniatura diversa, si andava di solito nella ridimensiona, di modo che il progetto si andava totalmente a ridimensionare. Sì. Adesso lo trovate sotto conversione magica. Sotto conversione magica voi avete sia il traduttore, che diventa molto più facile adesso da raggiungere, soprattutto se troviamo dei template di Canva già impostati che ci piacciono e che non sono nella nostra lingua. Abbiamo la possibilità di trasformare il progetto in questione in un riassunto, un post di un blog, il testo di una canzone, e questo va provato, ma soprattutto sì. Noi possiamo andare a ridimensionare quella che è l'immagine, quindi vado a ridimensionarla con un 960x480, vado a fare copia e ridimensiona, io sono sempre abituata a fare le copie perché ho il terrore di perdere qualcosa, e in automatico io vado adesso ad aprire quella che è l'immagine che avevo pensato all'inizio, ma che ha adesso un formato diverso da quello iniziale. Quindi ridimensiona, adesso lo trovate sotto conversione magica. Magica. Ma è interessante, crea una canzone, crea una poesia, crea un testo. Queste sono delle novità che sono state inserite lì all'interno della conversione magica. Esatto. Che sono... Ti facciamo vedere. Vai Mari, condividi il tuo schermo. Ebbene sì, questa è una bellissima novità. Allora, non funziona ovviamente dal documento, ma dall'infografica, dalla presentazione, eccetera, sempre dal pulsante conversione magica. Vedete qui conversione magica, trasforma in un progetto, quindi in un riassunto, in un post oppure nel testo di una canzone. Andiamo a vedere, ci fa le opzioni, ci dà le opzioni. È un riassunto? No. O vogliamo fare un post di un blog, di una poesia? Perché no? Vediamo sul testo che è stato creato dall'intelligenza artificiale come si trasforma in una poesia. La trasformazione ovviamente è in doc, quindi dal doc in doc non è possibile, ma da qualsiasi altro formato in doc sì. Quindi andiamo a vedere che cosa succede. I progetti, come dice Canva, possono richiedere un po' di tempo, anche perché la creatività non è proprio immediata, no? Quindi diamo tutto il tempo nell'elaborazione. Nel frattempo
ci propone una frase di Aristotele: lo scopo dell'arte non è di rappresentare l'aspetto esteriore delle cose, ma il loro significato interiore. Quindi vediamo un po' che cosa ha creato la nostra intelligenza artificiale. L'incanto della foresta amazzonica, e qua già ci piace. Nella rete di una meraviglia chiamata Amazzonia, dove la madre natura indisturbata domina con armonia, in un regno di misteri da fronde fitte e intrecciate, risiede un universo di incanto da noi mai calpestato. Bene, diciamo che te la sta cavando abbastanza bene l'intelligenza artificiale nella realizzazione della poesia, divisa anche in strofe, per cui l'esperimento è veramente riuscito. Quindi questa trasformazione da una presentazione sulla foresta amazzonica, per esempio, di un incipit della storia della foresta amazzonica, abbiamo creato una poesia. E come lo possiamo utilizzare questo in classe? Ovviamente le poesie le facciamo realizzare ai ragazzi, questo non c'è ombra di dubbio. La poesia è creazione personale, quindi è tirare fuori le emozioni giocando con le parole. Però se noi fornissimo ai nostri ragazzi delle poesie magari rielaborate così su un testo narrativo e gli chiediamo di giocare con le parole, quindi di usare i versi, quindi per imitazione usare i versi della poesia che gli abbiamo fornito per crearne una propria, con i propri sentimenti, con le proprie emozioni e con le proprie idee. Quindi diventa un prompt creativo, didattico, che va a sollecitare la creatività di ognuno, ognuno a modo proprio, perché il foglio bianco spaventa Adele, vero? Sì, il foglio bianco ha questa potenza di vuoto che è incredibile, e appunto come diceva Marilena, fornire una base di partenza agli studenti è sempre fondamentale, ma in qualsiasi cosa facciamo, perché diventa un po' un esempio, no, a cui riferirsi, e quindi torna effettivamente utile. E poi nulla vieta che i ragazzi lavorino su un testo del genere facendo tutte le analisi del caso proprio sulla poesia, perché no? Quindi andare ad analizzare un prodotto di le rime, le figure, esatto, retoriche, esatto. Quindi ovviamente dell'intelligenza artificiale. Quindi facciamo un piccolo recap, Adele, per utilizzare gli strumenti magici di Canva già domani mattina in classe. Come facciamo? Partiamo dal documento. Siamo partiti dal documento, con il tastino più abbiamo dato un prompt di scrittura magica alla nostra intelligenza artificiale all'interno di Canva. Marilena ha inserito l'immagine dalle app al lato con IA e ha creato appunto questa immagine partendo sempre da un prompt testuale. Questo stesso documento, attraverso il tasto Converti, è stato trasformato in una presentazione. E dalla presentazione noi abbiamo sia realizzato una grafica, sia andata a modificare e a ridimensionare la grafica, ma soprattutto siamo andati a lavorare su quello che è un discorso sempre di conversione magica, realizzando quello che è appunto un testo poetico, partendo da quello che è l'incipit del racconto d'avventura. Sì, da questa presentazione, trasformata da Adele, no? Dal doc a presentazione, con la conversione magica siamo andati a trasformarlo in un doc particolare, cioè in una poesia, e il risultato è stata questa poesia, L'incanto della foresta amazzonica. Quindi l'infografica in 3D con effetti magici potrebbe essere inserita all'interno, per esempio, della presentazione, e il contenuto della presentazione può essere aumentato dagli interventi dei ragazzi e trasformarli magari non in una poesia, magari anche in una canzone, lavorare magari con il collega di musica nella realizzazione di un sottofondo musicale che possa accompagnare le parole create dai ragazzi, ma anche con il supporto dell'intelligenza artificiale. Quindi sono attività semplici che possiamo portare subito in classe attraverso gli strumenti magici di Canva, perché il nostro scopo un po' è capire questa magia quanto sia utile nella nostra attività didattica, vero Adele?
Esatto, e soprattutto come adoperarla a nostro vantaggio, come adoperarla per stuzzicare comunque la fantasia dei nostri studenti e come rendere meno noiose le nostre lezioni. Le nostre attività. Bene, se ci siamo riuscite, scrivetecelo nei commenti e vi aspettiamo alla prossima puntata di Chiacchiere tra Prof. Ciao ciao! Ciao!